sono dati Gesù e Maria. Cari amici, sta per partire questo video di questo ciclo di catechesi. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntare la campanella per le notifiche e al termine del video, se il video vi piace, di mettere un bel like e una condivisione con qualcuno per diffonderlo se lo reputate opportuno per il bene di altre anime. Buona visione a tutti. Amici teleradioascoltatori del nostro canale di Teleradio Polpe che ci ascolteranno in differita, e diamo naturalmente un saluto e un ringraziamento anche a Don Leonardo e agli amici del suo canale che con grande cortesia ci hanno ospitato per quello che vorrà essere, a Dio piacendo, un'occasione per conoscere l'esperienza straordinaria che è stata vissuta a San Martino di Schio, e stiamo parlando quindi della regina dell'amore. Ecco, per fare così un piccolo compendio di tutto, io intanto innanzitutto mi presento, sono Oscar Grandotto e ho avuto la grazia, seppur indegnamente, ecco, di accostarmi all'esperienza di San Martino di Schio proprio dall'inizio. Pensate, sono stato uno dei due primi giovani. E del 1 dicembre 85, quindi parliamo di quasi 40 anni fa, sono stati chiamati lì, proprio in quei luoghi. C'erano pochissime persone, mi ricordo una domenica, quel 1 dicembre 85, e 2 giorni dopo, quindi il martedì 3 dicembre, la notizia delle apparizioni di Schio andavano su tutti i giornali, sia locali che nazionali, e scoppiò così la cosiddetta bomba, nel senso che ci fu poi una susseguenza di eventi e ci fu un correre di fedeli da tutte le parti, sia d'Italia che anche dall'estero. Quindi diciamo, ho avuto questa grazia, ripeto, di partecipare, e quindi sono il testimone, ecco, di tutto ciò che è successo a Schio. Per fare così, nei pochi minuti che ci restano, perché vorremmo poi entrare, lasciando poi la parola naturalmente a Don Leonardo, che con grande cortesia si è offerto, ecco, di fare delle sottolineature sui messaggi della Regina dell'Amore, vorrei brevemente darvi gli elementi del contesto in cui sono avvenute le apparizioni. Ecco, condivido alcune slide, non so se sia possibile anche per gli amici del canale di Leonardo. Eccola qui. Allora, le apparizioni sono avvenute a Schio. È possibile perché Telegram consente la condivisione dello schermo, quindi loro Quindi lo vedete, stanno vedendo in avete diretta anche voi. che è l'elettricità Benissimo. anche. Allora, Schio è un comune di 36.000 abitanti, situato a nord della provincia di Vicenza, molto facilmente raggiungibile soprattutto dalla direttrice est-ovest lungo l'autostrada Brescia-Padova, e anche da sud, un po' più difficile raggiungerla da nord. Comune di 36.000 abitanti. Le apparizioni sono avvenute nel periodo 25 marzo 85-15 agosto 2004. Qualche giorno dopo, ecco, c'è stata diciamo, la morte dell'unico veggente, che era una persona, una sola persona. Eccolo qui, è il nostro compianto amico Renato Baronna. E Ok, quindi io ho già mandato in sovraimpressione l'elenco, diciamo, dei messaggi, non li commenterò tutti sul tema della Regina dell'Amore, perché mi sembra, dato che questa è una puntata un pochino di presentazione, il titolo con cui la Santissima Vergine si è presentata qui a Schio è appunto quello di Regina dell'Amore, quindi è doveroso introdurre, credo, questi messaggi proprio dal biglietto da visita che è il 28/11 del 1985, io sono la regina dell'amore, a qualche altro che poi lo vedremo
paio, due o tre di questi che sono qui in sovraimpressione, che comunque intanto adesso gli utenti possono vedere, anche chi poi vedrà la registrazione. Cercherò di rielaborare appunto il video con la sovraimpressione, pur perdendo un po' in qualità, però almeno in qualità video, insomma, però almeno si vede qualche cosa di quello che stiamo facendo. Il titolo è bellissimo, c'è una messa mariana che si chiama Maria Vergine, la Madre del Bell'Amore, e il passo risale alla Sacra Scrittura: noi sono la Madre del Bell'Amore, della Sapienza e della Santa Speranza. È una cosa molto, molto, un titolo molto, molto bello, anche perché designa la quintessenza di Maria Santissima. Anche, mi avviso, se posso azzardare un paragone molto ardito, questo titolo ha a che fare con un'altra apparizione, diciamo che sta un po' più avanti, diciamo, di Schio, nel senso che c'è uno step un po' di più. Anche questa non è ancora ufficialmente riconosciuta, ma c'è un santuario eretto, no? Che è quella delle Tre Fontane. Sappiamo che lì la Maria Santissima si è presentata come: io sono colei che sono nella Santissima Trinità. Anche questa è una frase che meriterebbe veramente ampi commenti. Però colei che sono nella Santissima Trinità, cioè che significa? Cioè, Dio, che ha dato come nome di se stesso io sono colui che sono, però è definito da San Giovanni Evangelista: Dio è amore, quindi io sono colui che sono, potrebbe anche in un certo senso definirsi io sono l'amore, perché l'amore è l'essenza di Dio, come spiegano i maestri di Dio. Il motivo per cui Dio è trino, eternamente trino, quindi non può non essere se non nella trinità delle persone, è perché la sua essenza è l'amore, e l'amore è impossibile viverlo da soli, ci deve essere sempre una alterità, no? Quindi soltanto la processione il processo della generazione del Verbo e della processione dello Spirito Santo, no? E quindi dire io sono la regina dell'amore vuol dire che Maria Santissima, come dire, si colloca nel cuore stesso di Dio. Ecco perché ho fatto questo legame istantaneo con io sono colei che sono la Santissima Trinità, no? E evidentemente poi l'amore va evidentemente ben compreso. E volevo a questo punto approfondire un attimo scorro un pochino. Prova il punto, Eccolo dottore, qui, quindi eccolo qui, eccolo qui. Questo è quello che volevo vedere sì. insieme. Non temete, miei devoti figli, continuerà ad essere di Dio ogni potere. E mentre svaniranno molti sapienti della terra, trionferà con Gesù la regina dell'amore, speranza dell'umanità in attesa. E questo fa un pochino, a mio avviso, va letto un po' insieme. Questo è dell'1 novembre dell'89 con quello del 15 agosto del 95. Figli miei, sono venuto in mezzo a voi per rivelarvi il Dio dell'amore, per rivelare al mondo intero l'amore di Dio. Questa è l'ora dell'amore. Una cosa bella, e peraltro è anche un criterio, per chi non lo sapesse, diciamo così, è uno dei criteri di valutazione dei messaggi, no? Che vengono dati dalla Madonna, e anche non solo dalla Madonna, è una certa attinenza, perché le rivelazioni private hanno proprio questo, cioè di essere collegate con la storia presente o al rapido venire su cui viene gettata una luce, d'accordo? Cioè, messaggi che sono completamente avulsi dal contesto, che sono un po' troppo o etereo oppure troppo catastrofisti, già quello è un brutto segno. Non è detto che debba significare. Invece, una aderenza seria e concreta alla realtà è uno dei segni, perché cioè, se si smuove il cielo, non c'è bisogno, cioè, che Dio è amore, non c'è bisogno che, con tutto il rispetto, evidentemente, no? Ce lo dice la Sacra Scrittura, no?
Certo che la Madonna si definisce regina dell'amore è un surplus, radicato tuttavia nella tradizione liturgica della Chiesa, perché c'è una messa che già venera la Madonna sotto un titolo analogo a quello che le è rivelato, no? Ecco, però, che cosa sono venuto a fare? Allora, nell'attuale contesto che stiamo vivendo, già nell'89 era abbastanza consumato, adesso lo è di più, dire continuerà ad essere di Dio ogni potere è una cosa molto importante, perché noi sappiamo benissimo che a Dio gli è stato tolto ogni potere adesso dagli uomini, cioè non è che gliel'hanno tolto in realtà, però gliel'hanno tolto nel senso che non lo riconoscono più, ok? Cioè, nell'89, già per esempio a livello di legislazioni in Europa, già ne abbiamo fatte di ogni, insomma, no? Con questa pagliacciata del cosiddetto Stato laico, mi si perdoni, insomma, se uso termini troppo forti, poi Oscar mi riprenderà, no? Quindi, cioè, il potere oggi Dio non ce l'ha, quindi ti dico, tu te ne stai in un cantuccio, te ne stai al posto tuo, se qualcuno nella sua coscienza ti vuole dare retta, faccia pure, ma basta che non pretende di. Ecco, quindi questa illusione, diciamo così, di quest'uomo che si è illuso di potersi costruire un mondo senza Dio, no? Quindi dice: non temete, continuerà ad essere di Dio ogni potere. Quindi, cioè, li sta facendo divertire un po', d'accordo? Li sta facendo illudere un po', ma la storia non va a finire così. Quindi, che cosa succederà? Che mentre svaniranno molti sapienti della Terra, che ce ne abbiamo a gogo davanti, di pseudo intelligentoni che sdottoreggiano, specialmente in certi talk show, dando lezioni non solo del nulla, ma lezioni del nichilismo, insomma, alla peggior deriva post-nicciana, insomma, no? Che insomma, certi cantautori che ne sono l'emblema, fanno un baffo a certi predicatori che stanno adesso in giro. Trionferà con Gesù la regina dell'amore, speranza dell'umanità in attesa. Quindi è evidente che la Madonna sta qui ponendo un collegamento tra il fatto che questa conservazione del potere di Dio passerà attraverso la progressiva sparizione di tutti quanti questi pseudo dottori del nulla, operata grazie all'intervento di Maria Santissima, cioè a ciò che ella sta compiendo e facendo nel corso della storia. E sono venuta in mezzo a voi per rivelarvi il Dio dell'amore, per rivelare al mondo intero l'amore di Dio. Questa è l'ora dell'amore. Perché questo messaggio è importante anche in questo contesto? Perché uno dei motivi per cui è stato, diciamo così, estromesso, almeno a livello, come dire, di vulgata corrente, mi si passi questo termine, Dio dal cuore dell'uomo e quindi dal mondo, è la mancata percezione di Dio come amore. Dio è amore sempre, Dio è amore anche quando castiga, termine che oggi è assolutamente proibito, quindi Oscar forse avrà visto in giro un video che è stato fatto da un confratello che è tale, anche se non si presenta come tale, perché durante una predica avevo accennato a questi temi relativamente a fatti molto gravi, tipo la pretesa di andare a mettere l'aborto nei diritti costituzionali. E, insomma, una volta si diceva che ci sono dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, tra cui l'omicidio volontario. E qualcuno dovrà pure spiegare cosa significa gridare vendetta al cospetto di Dio. Non è che Dio fa il vendicatore delle tenebre, ma alcune cose, come dire, attirano quelli che tecnicamente si chiamano i castighi di Dio, che etimologicamente significa purifico, rendo casto, perché per evitare il degenero totale, a un certo punto poi Dio dovrà metterci in qualche modo le mani. Quindi questo oggi è diventato, insomma, quindi anche quando Dio fa questo, Dio in ogni cosa che si muove, in ogni cosa che muove, ha sempre un fine d'amore, sempre. Quindi anche il castigo è amore, anche la croce è amore, anche la sofferenza è amore, anche la legge di Dio è amore. Cioè, la legge di Dio sembra gravosa,
Ma non lo è, perché la legge di Dio è un aiuto a non farti stare male, non un modo con cui perdi il benessere perché in qualche modo sei coartato e limitato e ti viene privato di qualche cosa lì. Perché quelli che sembrano beni o piaceri che la legge di Dio proibisce quando sono illeciti, non lo sono realmente, ma lo sono soltanto apparentemente. Cioè, la canzoncina, insomma, che Dio in realtà... non è un nostro amico, ma è un nostro nemico, quindi non è uno che ci ama, ma in fondo uno che quasi quasi, tra virgolette, quasi gli stiamo un po' antipatici, no? Quasi un concorrente della nostra felicità. Ma quella l'ha cantata già il serpente ai nostri progenitori, ci hanno abboccato tutti e due, no? La favola che tu puoi fare tutto meno che una cosa, bravo, cioè la cosa più bella di tutti, grande amore questo qui, no? Dice, ti posso fare qualunque cosa meno la più bella di tutti, ma dai, no? Siamo seri, fai quella, vedrai come sta bene. Cioè, aderire a una suggestione di questo genere vuol dire abbracciare il fatto che in fondo, cioè, se Dio mi toglie la cosa più bella, certamente lo sta dalla mia parte, no? C'è tutto, per esempio, il pansessualismo che ci sta in giro adesso, che è cominciato negli anni 60, era la religione, il cristianesimo, con le sue privazioni, con le sue fissazioni, la castità, bisogna arrivare vergine al matrimonio, poi i consacrati che non si sposano, eccetera, eccetera, sta di fatto privando l'umanità di una delle cose più belle, in maniera completamente gratuita. Quindi liberiamoci di queste cose. E adesso sono, cioè, questo ormai è assolutamente l'ordine del giorno, no? Ma dietro questa diffusione, c'è una negazione in realtà del fatto che Dio sia amore. Quindi il Dio che proibisce gli atti impuri non è amore, secondo la mentalità corrente, è un concorrente della felicità piena. Quindi è uno che mi inibisce, è uno che mi blocca, è uno che non mi fa vivere. Credo che queste cose si possano, anche alla luce poi di molti altri messaggi che vedremo, no? Qui, a Schio, si possa, insomma, cogliere questa lettura. Speriamo che la Madonna ne sia contenta, insomma, come tutte le letture è opinabile. Ecco, le volevo chiedere, don Leonardo, se permette, a proposito dell'appellativo che si è data Maria a Schio di Regina dell'Amore. Ecco, abbiamo ricordato prima che l'iniziativa di Dio stesso presentarsi, no? E comunicare al suo popolo eletto attraverso, per esempio, la persona di Mosè, io sono colui che sono, no? E anche Maria, se vediamo nel corso dei secoli della storia della Chiesa, in cui ha visitato i suoi figli per volontà di Dio, non solo a Schio ma in molti altri luoghi, si è data vari titoli, ecco, Regina della Pace, Signora di tutti i popoli ad Amsterdam, Rosa Mistica e Madre della Chiesa a Montichiari, Regina della Famiglia Ghiaia di Bonate. Ecco, ci sembra, e l'ha detto anche lei, ecco, che fra tutti Regina dell'Amore sia un appellativo che si è data a Maria, che in qualche modo tutti li compendia. E perché tocca in qualche modo appunto il vertice dei possibili appellativi. Quindi se al vertice ci sta l'amore, perché Dio è amore, autodefinirsi con regina dell'amore siamo veramente al compendio un po' di tutti i titoli, senza voler tirare l'acqua al mulino di Schio, no? Però ci No, sembra proprio che la regina dell'amore sia veramente in grado forse più alto che Maria si poteva dare, pur nella sua umiltà e pur nella sua, ecco, ci ha dato una verità, ci ha rivelato una verità che è notevole, ecco, è d'accordo su questo aspetto. ah, io spero che sorgerà un papa, magari quando riconosceranno le apparizioni. Dato che ci manca Regina dell'Amore nelle litanie lauretane, subito dopo Regina della Pace, che è l'ultima, ci mettiamo Regina Però Amoris. abbiamo trovato una versione delle litanie edita, l'abbiamo trovata ancora molti anni fa sul sito proprio del Vaticano che compendiava anche Regina dell'Amore. Quindi in realtà
non è nella lista, ecco, delle litanie lauretane classiche, ma c'è già, e magari a Dio piacendo, se riesco, ve lo faccio vedere, ecco, magari una delle prossime volte. C'è già anche Regina dell'Amore, con i titoli riconosciuti dalla Chiesa, forse non molto utilizzato, ma c'è già. Sì, e io credo che, sì, che l'importanza di questo sia anche, c'è anche un altro aspetto, perché dopo si vede anche nel proseguo dei messaggi. Amore oggi è uno dei termini assolutamente più inflazionati sotto due punti di vista. Prima si scambia con amore ciò che amore non è, uno, Sì. ecco. Ma due, anche in ambito cristiano, purtroppo, c'è un altro problema, grosso. Che quando si parla di amore, o di carità, si pensa subito all'amore del prossimo. Quindi si pensa al secondo comandamento, ma non è così. Cioè, dire regina dell'amore vuol dire, io glielo accennavo prima che ci collegassimo in diretta, sto adesso revisionando e ampliando un testo che ho scritto tanti anni fa, che sulle virtù di Maria, appunto sulle 10 principali virtù della Madonna, tra cui ovviamente c'è la carità ardente. Ma se uno va a vedere anche in giro, cioè si apre la mistica città di Dio di Maria da Greta, va a vedere che cos'è la carità di Maria, la carità, cioè, o quello che hanno scritto i santi, dice Sant'Alberto Magno, tanto per fare una citazione, un trailer del libro, dice: ah, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, non è possibile compierlo con perfezione, a meno che non si dica, non ci si metta vicino il nome Maria, perché lei lo ha fatto, è l'unica che l'ha fatto. Quindi, cioè, dire regina dell'amore vuol dire, cioè, il fatto che Dio sia amore e che quindi faccia tutto per amore, vuol dire che lui, la prima cosa che cerca da noi è il ricambio d'amore, che è il primo comandamento. Ma il primo comandamento oggi non lo serve quasi nessuno, eh. E purtroppo, a quello almeno che sembra vedere, sembra un pochino obsoleto anche da chi dovrebbe ricordarlo, cioè nella casa del Dio vivente, dove c'è custodito il deposito della fede. Cioè, la Madonna è intelligente, quindi c'è stato dagli anni 50 in poi. Questo Oscar sicuramente lo sa, forse gli ascoltatori non tutti, la cosiddetta svolta antropologica, caldeggiata da alcuni grossi teologi che hanno fatto purtroppo la storia della Chiesa, cioè spostare l'attenzione da Dio all'uomo, è una cosa assurda. Cioè, San Tommaso d'Aquino, che sta nel set, che sta sicuramente molto in alto in paradiso, se si può usare questa espressione, si sarà rovesciato nella tomba. Cioè, perché la visione corretta che si deve avere del mondo e della realtà non è una visione antropologica, ma una visione teologica, cioè l'uomo trova la sua ragione d'essere in Dio, non fuori di Dio. Se metti al centro l'uomo, alla fine inverti completamente l'ordine. Cioè, l'uomo è importante, ma è il secondo comando, è la seconda ala del grande comandamento dell'amore, non la prima. Se non c'è la prima, finisce la seconda. E l'uomo corre il rischio di diventare un idolo, cioè di metterlo al posto di Dio, cioè se tu lo metti al primo posto, e che questo, insomma, cioè, io posso dire difficoltà pastorali, no? Cioè, un esempio proprio spicciolo che fa capire, però, se in chiesa il parroco non insegna ai fedeli che quella è la casa di Dio e, per esempio, non si chiacchiera ad alta voce. Io ho sentito parroci dire: ma no, non possiamo stare troppo a queste cose qui, perché dopo la gente già ci vengono poco in chiesa. Noi ci dobbiamo insegnare che la chiesa è anche il luogo dove uno incontra il fratello, dove uno si fa due chiacchiere, tanto il Signore capisce. Io ho sentito le vecchie mie queste cose qui. Quindi, che cosa c'è dietro? È chiaro che c'è una visione che apparentemente sembra anche una cosa bella, no? Pure, se devo fare il pranzo per i poveri, io purtroppo sono un po' provocatorio, no? Devo andare a fare in chiesa, ma andiamo a fare, cioè, non è, cioè, chiaro che, lo diceva anche i padri della chiesa, lo diceva anche San Giovanni Crisostomo, se stiamo in guerra
ci stanno i profughi, li facciamo dormire anche in chiesa, li facciamo mangiare, li facciamo, si fa tutto, ma in circostanze normali, cioè un gesto di quel genere può essere non veicolante un buon messaggio, capito? Perché tu stai mettendo l'uomo al posto di Dio, di fatto. Quindi io sono convintissimo che la Madonna, così come un'anima mariana, che cioè, la prima cosa che fa è che ritrova un pochino di ordine, nel senso che alcune cose vanno rimesse al proprio posto, no? Cioè, Dio al posto di Dio e l'uomo al posto dell'uomo. Che poi se stiamo al posto nostro stiamo benissimo, stiamo male quando Dio non voglia ci si mette al posto di Dio, cioè questi sapientoni della terra e quelli che si pensano di poter estromettere, di spogliare Dio del potere, saranno ricondotti all'ordine certamente da Maria con il suo stile molto, molto materno, con il suo stile, ma anche con il suo stile abbastanza fermo. Io nella revisione del testo sulle virtù di Maria ci sto mettendo anche un pochino di messaggi di schio sparsi vari, veramente insomma nei capitoli, e quando li va a leggere leggeremo anche un po', ci sono anche dei contenuti molto molto forti, quindi anche molto molto chiari. Sì. Ecco, finché lei parlava, don Leonardo, a proposito della svolta antropologica, ecco, ho trovato questo messaggio, dico brevemente, ecco, dell'87, quindi diciamo i primi anni dell'apparizione, in cui Maria diceva a Renato: figli miei, scenda su di voi la benedizione e su questa casa dell'amore, benedizioni in questo tempo di grazia, ma che è anche il più grave dalla fondazione della Chiesa. Ecco il mio grido, figli. Oggi, mentre viene posto l'idolo uomo al posto di Dio, la superba intelligenza di molti trascina l'umanità nell'abisso mortale. Siate conforto voi, figli cari, a quelle anime che barcollano smarrite. La mia Chiesa, messa in ginocchio a causa dell'abbandono della rivelazione scritta nel libro sacro, deve rialzarsi con voi che ho chiamato. E quindi è proprio una conferma di quello che diceva lei. Spettacolare, questo è uno dei messaggi che autentica, cioè, che sono fortemente, come dire, fortemente forieri dell'autenticità di queste cose, no? Tra l'altro, attenzione, periodo più grave mai vissuto dalla storia della Chiesa. E Sì, dalla questo c'ha trasformazione. solo un nome, l'ho detto da tanti anni, cioè, queste cose sono rivelate nel libro dell'Apocalisse, sono due grandi momenti critici, il primo e il secondo combattimento escatologico. Il primo combattimento escatologico è di fatto lo scatenamento cruento delle forze infernali che produce dei danni incalcolabili, che termina con la vittoria, però con il trionfo di colui che cavalca il cavallo bianco, il famoso poi misterioso regno dei 1000 anni, e poi di nuovo viene riaperta la tomba della scatolaccia infernale, i diavoli riescono e si riorganizzano e fanno un altro assalto, che è l'ultimo combattimento escatologico, quello che precede la parusia, sarà molto peggio di quello, quindi non sarà questo il peggiore in assoluto dei tempi della storia, ma quello che verrà però dall'incarnazione a oggi, anzi dalla storia dell'umanità a oggi, è questo il peggiore. Penso che Oscar, si conosce un pochino Padre Pio, disse chiaramente che non potevamo nascere in un secolo peggiore, e Peggiore di questo. disse anche che i nipoti di quelli della sua generazione avrebbero conosciuto tempi ancora, cioè saremmo andati ancora più in basso. Perché? Sì. Questo è andato di fatto, contestato. Non avrebbero avuto lacrime sufficienti per piangere i peccati, ecco, dei loro padri, Eh dei certo, loro nomi. è certo. Quindi, certo. Don Orlando, si dice, ecco, chiudiamo Sì, qui sì. questa sera.